il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Stradella e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. In occasione del Safer Internet Day 2017, della prima giornata nazionale contro il bullismo, due indagini di Telefono Azzurro e di Generazioni Connesse fanno luce sull'uso del web da parte dei ragazzi. Il 40% di chi ha tra i 14 e i 18 anni trascorre più di 5 ore al giorno online. Intanto, cosa ne pensi di questo dato? Lo trovi esagerato oppure ci sta nella generazione di oggi? No, è esageratissimo, perché questi numeri fanno anche paura. Troppo, va benissimo la tecnologia, bisogna sempre avanzare in tutte le cose, ma adesso stiamo esagerando, secondo me. Posso chiederti perché secondo te fanno paura? Quali possono essere i risvolti di un utilizzo così smisurato della connessione internet o comunque delle tecnologie? Ma non è tanto la paura, però ti toglie il vero, diciamo, effetto alle cose, diciamo, di una volta, diciamo. Non è tanto che fanno paura, è proprio, faccio un esempio, mia figlia, se gli do in mano il mio telefono ci può passare 3 ore senza che guardi in faccia nessun altro, ma questo penso lei come tanti altri bambini o tanti altri ragazzi di una certa età. E bisogna evitarlo secondo te proprio per non perdere il contatto umano in qualche modo? Evitarlo a tutti gli effetti no, però anche lì ci vorrebbe una giusta misura, il giusto in come in tutte le cose. È giusto, forse anche di più perché i bambini giocano sempre sul computer, sul telefonino, non sanno più giocare fuori, questo non va bene. C'è chi critica questa abitudine ormai non più nuova, insomma da qualche anno ormai i ragazzi stanno così tanto tempo connessi. Sì, è un male da un certo punto di vista, però è anche necessario, solo che i genitori bisogna guardare un po' il tempo che i bambini hanno per queste cose e farli più giocare fuori, che ridurre un po' il tempo sul computer e sui telefonini. Posso chiederle come mai secondo lei è necessario? Perché al giorno d'oggi tutta questa tecnologia, tutti questi servono. Anche a scuola e lavoro te lo chiedono. Se non sei più aggiornato con queste cose, non sei più capace di fare certe cose poi al lavoro. Non è una bella cosa, perché dovrebbero avere più contatti con gli altri, ma non su internet, perché si isolano sempre di più, secondo me. Secondo lei quali possono essere le conseguenze di questo isolamento? Che vedono le cose o vengono, come si può dire, influenzati negativamente? Moltissimo da altri, senza avere tanti pareri, magari contattano uno solo, mentre potrebbero avere un cerchio più ampio. Il fatto che si utilizzi molto internet ha portato anche al crearsi di un nuovo fenomeno, che è quello del cyberbullismo, cioè il bullismo su internet. Il fatto che con molta facilità si tenda ad insultare o prendere in giro altre persone, addirittura i propri coetanei. Stupide, sì, è vero. Cosa pensa che porti i ragazzi a sentirsi così liberi di insultare chi ha la loro età? Sono i genitori che dovrebbero forse educarli diversamente, oppure è internet che ormai ha preso sopravvento su tutto? Internet no, perché è troppo, ormai penso siano i genitori, anche gli insegnanti, cioè, e anche altri ragazzi che devono, cioè, quelli che li vedono, che non reagiscono, che non fa niente, si copre tutto tace, insomma non è possibile, e sono loro coetanei, loro amici, anche in una classe. Quindi un po' più di solidarietà. Un po' più di solidarietà e anche un po' più di polso da parte dei genitori, che cavolo.